Tra delusioni più o meno inaspettate e piacevoli sorprese, il mese corrente è ormai giunto al termine, ma fortunatamente anche aprile sembra vantare un buon numero di uscite in grado di suscitare l'attenzione di molti. Speriamo solo che la qualità dei giochi stessi non sia da meno. Ad aprire il mese ci pensa Dante, lo scatenato cacciatore di demoni, in Devil May Cry HD Collection, remaster in alta definizione dei primi tre capitoli della serie, reso disponibile su PS3 e Xbox 360. Per tutti gli aspiranti Jedi e per tutti i fan della saga di George Lucas, ad attendere sarà invece Kinect Star Wars, nella speranza che i dubbi suscitati inizialmente dal titolo in questione vengano fugati completamente a prodotto ultimato. Per i PCisti assettati di FPS, Blacklight Retribution potrebbe essere la risposta adatta alle loro esigenze. Pubblicato da Perfect World Entertainment, il gioco ha adottato la formula del free-to-play nella speranza di attirare una fetta d'utenza più ampia del solito e, viste le sue buone qualità, potrebbe senz'altro riuscire nell'impresa. Riflettori nuovamente puntati sulla scena indie arcade con il promettente Skullgirls, caratterizzato da un particolarissimo stile grafico ed un gameplay che promette di non avere nulla da invidiare a titoli ben più blasonati. Il titolo sarà disponibile su PlayStation 3 e Xbox 360, attraverso le rispettive piattaforme di Digital Delivery. ナポレオンの遺産。Piuttosto piatto il versante 3DS, con solo due giochi previsti ed entrambi non esattamente in grado di catturare particolare attenzione. Uno di questi è Risen Thief e The Emperor Treasure, Risen Game caratterizzato da una forte componente investigativa, che vi vedrà correre per le vie di Parigi alla ricerca di indizi ed enigmi da risolvere. Everywhere across Arklash, in this, the final confrontation, the Ragnarok. Peoples tear each other to pieces in the name of light, destiny or darkness. Per PC sarà invece disponibile Confrontation, ibrido RTS RPG sviluppato dai ragazzi di Cyanide, già noti per aver lavorato a titoli come Blood Bowl e Game of Thrones. These heroes accomplish valiant feats of arms. Il secondo gioco in uscita questo mese su 3DS è Crash Time 3D, racing game arcade che fa della sua semplicità e immediatezza il proprio punto di forza. Ben più atteso, perlomeno da parte dei fan del genere, è senz'altro Warriors Orochi 3, Musou che vanta tra le altre cose numerose comparse provenienti da altri giochi targati Tecmo Koei, tra cui Ninja Gaiden, Warriors Legends of Troy, Blade Storm, Trinity Souls of Zilol e Dead or Alive. We'll be right back.
Dopo il recente della Story, ecco un nuovo promettente inaspettato titolo a approdare su Nintendo Wii. Pandora's Tower è un JRPG con forte componente action e una storia dalle premesse particolarmente interessanti, che vi vedrà impegnate ad aiutare una graziosa fanciulla per impedire alla malattia di cui è infetta di trasformarla in un'oscura creatura. Il sistema di combattimento adrenalinico e le tematiche mature, unite alla presenza di finali multipli, sapranno senza alcun dubbio suscitare l'interesse di un vasto gruppo di utenti alla ricerca di un'avventura diversa dal solito. Uscita inusuale di sabato per uno degli arcade più curiosi di aprile. Fez sfrutterà le due dimensioni per offrire ai giocatori un puzzle game fresco e cervellotico, similarmente a quanto proposto da Crash 3D, supportato però da uno stile artistico del tutto particolare. È il 17 aprile, il giorno prefissato per l'arrivo dello Strigo sulla console di casa Microsoft. The Witcher 2 Enhanced Edition si presenta come un adattamento curatissimo della versione PC, con contenuti aggiuntivi, miglioria al sistema di combattimento e dalla telecamera e una storia rimaneggiata per avere un panorama ancora più completo del mondo creato dai ragazzi di CD Projekt. Forte del successo ottenuto con il suo predecessore, ecco il team Red Lynx tornare in scena con Trials Evolution. Il titolo promette di mantenere invariato il già apprezzato gameplay che lo ha contraddistinto e di approfondire le solide basi su cui appoggiava Trials HD. Sicuramente il titolo si rivelerà imperdibile per i fan delle acrobazie, assicurando divertimento a lungo, anche grazie alla presenza dell'editor migliorato per l'occasione e ad una modalità multigiocatore. Gli amanti degli sparatutto arcade non potranno che gioire invece per l'uscita di The House of the Dead 4, esclusivamente in versione digitale su PlayStation 3. Tra le novità inserite figura la totale compatibilità con PlayStation Move, l'immancabile supporto ai trofei e la presenza di alcuni livelli aggiuntivi, in cui massacrare senza pietà l'enorme quantità di creature che vi si pareranno davanti. Eccoci praticamente alla fine del mese, con quelle che probabilmente si riveleranno le uscite più attese. Primo della triade è Prototype 2, un gioco d'azione disponibile per PlayStation 3, PC e Xbox 360, che vi vedrà catapultati in una città in preda al caos tra abominevoli creature mutanti e forze militari dalla dubbia etica morale. Cambia il protagonista, ma non la formula di base. Dotati di incredibili poteri, infatti, dovremo farci strada tra le insidie della città, fino al termine della storia. Passando ai titoli sportivi, il 24 aprile vedrà l'arrivo anche di UEFA Euro 2012, DLC di FIFA 12 comprensivo di tutte le 53 squadre che prenderanno parte al campionato europeo, oltre ovviamente agli 8 stadi ufficiali polacchi ed ucraini in cui verrà disputato il torneo. Nel mezzo si trova Bloodforge, promettente arcade sviluppato da Climax Studio, che fa della violenza e dei brutali scontri all'arma bianca il proprio cavallo di battaglia. Disponibile esclusivamente per Xbox 360, il titolo in questione vi farà vestire i panni di Chrome, un guerriero che non si farà troppi problemi a ricorrere alla forza bruta pur di farsi strada tra le orde di nemici che ostacoleranno il suo cammino. None of them stood a chance. I don't have time for this. I need answers. They won't have.
L'ultima uscita del mese è costituita dall'attesissimo Risen 2 Dark Waters, RPG di stampo piratesco sviluppato dai celebri ragazzi di Piranha Bytes, i quali possono vantare una certa esperienza per quanto riguarda il genere. È importante far presente che sarà la sola versione PC a vedere la luce in questa data, in quanto entrambe le versioni console sono state rimandate al 25 maggio. Tutto ciò non potrà che far felici i PCisti più incalliti, che per una volta non verranno penalizzati dalle problematiche sorte con la controparte consolare.